Prima che cominci il video ho un annuncio super importante per voi. Ti aspetto per il firmacopie del mio nuovissimo libro, Lo scontro dei mondi. Sarò presente a Roma, alla libreria Feltrinelli, Viale Marconi 176/194, sabato 14 ottobre alle ore 15. Segnatevi questa data. Vi ricordo che sul mio Instagram troverete tutte le altre date in giro per l'Italia. Quindi non mancare, ti aspetto! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo fantastico video su Minecraft nella vanilla di Bella Faccia. Allora, sono nella versione 1.12.2 e purtroppo non c'è né l'Optifine né la nostra amata Shaders. Quindi oggi giocheremo così e aspetteremo Pollo di Guardia, che mi sporchi sempre per te. Ok. Auguri, Pollo di Guardia, sei diventato padre. Ragazzi, scegliete il nome di questo pollettino qua sotto nei commenti. Allora, nello scorso video avevamo invitato Kendall, che ci aveva rubato sicuramente un sacco di cose. Infatti voglio vedere se è tutto ok, oppure ci ha rubato qualcosa. Vabbè, io direi che comunque adesso lo rinviterò un'altra volta nel mio mondo, perché è arrivata l'ora di fare anche la casa di Kendall, ragazzi. E c'è una cosa comunque sia che, non lo so, mi è stata un pochettino così. Cioè, la mucca ballerina, ragazzi, non balla più. Cioè, non riesco a capire perché. Mi raccomando, scrivetemi. Ma che cavolo è successo lì? Ma che... No, la mia ca... Ragazzi! Ma che cosa? Ma... Cos'è sto coso? Cos'è sto coso? Cos'è sto coso? Ragazzi? Ok... Allora, qui... Cioè, questa è opera di qualcuno. Cioè, ragazzi, qui... Questa è opera di qualcuno. Cioè, la mia casa è completamente distrutta. Ma ragazzi, ma cos'è? Esplosa una bomba, un creeper. Wally, Wally, stai bene? Wally, Wally sta bene, ragazzi? Wally, tutto ok? Tutto ok? Vieni qua, vieni qua. Dobbiamo darti delle bistecche. Dai, muoviti. Muoviti, esci. Wally, cioè, è terrorizzato, ragazzi. Non vuole nemmeno uscire il mio cane. Dai, vieni. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ti devo curare. Ti devo curare perché sicuramente ti sei fatto male. Vieni. Dimmi che ho del c... Ragazzi, allora, del coniglio ti va comunque. Wally, dove sei? Vieni qui, Wally. Sì. Alza la coda. Vediamo. Ok, al massimo. Ok, mamma mia, abbiamo curato Wally, ragazzi. Cioè, non ci credo. Ma chi è stato? Cioè, che sia stato un creeper? Wally, vieni qua dentro, dai. Ciccio, Ciccio, vieni qua, dai. Dai. Bravissimo, stai qua. Cioè, allora, chi è stato? Voglio sapere chi è stato. Cioè, è impossibile, ragazzi, che sia stato Kendall, perché non è più entrato qua. E non voglio dare la colpa al mio amico. Però, cioè, scusate, fammi prendere sti blocchi, dai. Cioè, sto passaggio? Cioè, veramente, io lo chiamo. Io, ragazzi, adesso lo chiamo. Io lo chiamo, adesso glielo dico. Allora, ragazzi, adesso lo chiamo su WhatsApp e farò finta di niente. Ok? Lo metto in viva voce, perché voglio capire se sia stato lui. Cioè, è assurdo comunque che la mucca ballerina non balli nemmeno più. Cioè, ragazzi, aiutatemi a capire il perché. Ok, ragazzi, lo sto chiamando. Lo sto chiamando, eh? Sentite. Non risponde. Ha paura. Ragazzi, non risponde, ha paura. Sa di essere colpevole, eh? Sì, sì, tanto a fine video ti richiamo. Va bene, Kendall, va bene. Non rispondere, non rispondere al telefono. Adesso vado a dormire, poi ti richiamo.
Non finisce qua. Allora, devo riparare assolutamente la casa. Allora, vediamo. Qua intanto questa cesta devo riprendere tutte le cose che avevo lasciato dall'ultima spedizione. C'era anche della TNT qua. Non è che qualcuno ha usato la TNT? Spero proprio di no, eh. Allora, innanzitutto devo riparare... devo riparare qua, ragazzi. Perché non ci voleva. Non ci voleva proprio. Se oggi volevo fare una cosa bella, ma purtroppo dobbiamo perdere tempo a riparare la casa. Cioè, è possibile sta cosa? Ti prego, mucca ballerina, balla. Devo trovare il modo per fare riballare la mia mucca. Perché il ballo è tutto per lei. Cioè, la mucca ballerina senza il ballo non è nulla, non è ballerina. È una mucca, sì. Mamma mia, guardate il pollo di guardia con suo figlio. Cioè, fa veramente ridere, eh. Allora, vediamo un pochettino. Wally, mi raccomando, se tu hai visto qualcosa, se potessi parlare, cavolo. Allora, mi serve della terra. Ma guarda un po' se io devo sprecare le mie risorse per mettere a posto sta cosa. Cioè, adesso la gente entra nel mio mondo, si diverte a far esplodere tutto. Fantastico, fantastico. No, 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 ma va benissimo. Sapete che cosa? Io chiudo anche sto coso. Cioè, lo chiudo tutto. Non è che c'è qualche passaggio segreto qua da qualche parte, eh? Fammi controllare. C'è qualcosa magari di segreto, no, eh? Io chiudo tutto qua. Io chiudo tutto. Va che ci pensate due volte a fare le basi segrete nel mio mondo, eh? Ed ecco qua, fantastico. Speriamo che aggiungano presto l'Optifine per la 1.20.2, ragazzi, perché voglio rimettere la mia bellissima shaders. Allora, no, ma qua c'era il vetro? Qua c'era il vetro? Non mi ricordo. No, ma c'erano le lastre. Qui era tutto fatto di lastre. E qua doveva essere così. Cioè, mi ha spaccato tutto. Ma chi è che è stato a fare una roba del genere? Allora, qua era così. Ok. Ok. Diciamo che manca solo il vetro. Cioè, il vetro è stato polverizzato, l'hanno distrutto. Cioè, sembra quasi comunque... Aspetta, qua, così. Sembra quasi l'esplosione di una TNT, ragazzi, eh. Cioè, veramente. Sembra quasi l'esplosione di una TNT. Allora, fatemi mettere tutte le cose preziose nella mia cesta, che tanto è visibile anche a veramente gli alieni. Io, fra l'altro, ho ancora questa mappa del tesoro che devo tornare laggiù, ragazzi. Allora, vetro. Per fortuna ne abbiamo anche un bel po'. Ho trovato anche quest'elmo con respirazione. Dai, che ci teniamo, non è che sia il massimo. Ok, rimettiamo anche il vetro. Cioè, è possibile che io oggi dovevo riparare la mia casa? Cioè, pensavo tutto tranne che questo. Ok, dovrebbe essere come prima. Le torce, le torce, le torce. Mancano le torce. Le avevo messe nella casa, non mi ricordo. No, non le avevo messe. Dai, mucca ballerina, balla. Allora, devo anche rinominare il signor Salmone. Dobbiamo rinominare il caro vecchio signor Salmone. Ma chi se lo ricorda, ragazzi? Allora, incudine. Ma dov'è l'incudine? Non le trovo mai le cose. Ma io possibile che non so nemmeno dove stanno le cose nel mio mondo? Cioè, è assurda sta cosa. Oh, signor Salmone. Signor Salmone, eccolo qua, ragazzi. Chi se lo ricorda? Ah, adesso Wally, la famiglia al completo. Allora, visto che ho questa mappa, direi di andare a cercare il tesoro. Perché è almeno una gioia oggi, eh. Cioè, altrimenti con la distruzione veramente della mia casa, anche no, eh. Quindi, mettiamoci in marcia. Wally, fai di guardia. Certo che potrei anche crearmi una canna da pesca un pochettino migliore, eh. Allora, quindi, vado in giro. Cerco di fare anche un pochettino di livelli. Guardate che bello laggiù. La metropolitana, ragazzi. Quindi, il nord è da quella parte. E quindi, let's go, andiamo! Certo che tu devi far la guardia, ma non te ne frega proprio niente di sto mondo, eh. Vabbè, lasciamo perdere, guarda. Andiamo a cercare il tesoro dei pirati! E speriamo di fare 30 livelli per incantare magari una canna da pesca molto potente. No, vabbè, guardate là che cosa c'è! Guardate che cosa c'è! Oh, ma è bellissimo! Non avevo mai visto una cosa del genere. Ne posso prendere un pochettino? Li prendo in prestito, eh. Guardate, ci sono una marea di blocchi. Ma questi servono per farmare, eh. Guardate che bello. Mamma mia, bellissimo. Sì, però io qua affogo, eh. Qua io affogo. Ok, ottimo. Qua direi che posso tornare un giorno a prendere tutti questi fantastici speleotemi, ragazzi.
Direi che è una bella farm, eh. Allora, vediamo, là c'è la palude. Ragazzi, devo muovermi comunque sia, perché non vorrei che arrivasse la notte. Io non ho preso nemmeno un letto, salve signor maiale. È arrivata anche la palude. Allora, se riesco a trovare comunque qualche slime, è tanta roba, eh. Comunque, siamo ancora lontani dal... ok. Ok. Ragazzi! Oh mio... No, 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 li vedo già. Ragazzi, sono stati pillager, forse! Oh mio Dio! Ragazzi, pillager! Che siano stati loro? A distruggere... Guardate, guardate, sono lì. No, 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 no. No, tornerò. Tornerò, pillager. Non preoccupatevi che torno, eh. Guardate, ragazzi. Allora, non mi ricordo se c'ero già passato qua. Ci sono anche dei lama senza il padrone? No, c'ero passato. Non è che l'avevo ucciso io. Forse l'avevo ucciso io, però... mi dispiace, lama. Però almeno siete liberi. Cioè, volete mettere una vita libera così senza quel mercante rompiscatole? Allora, vediamo un po' la mappa. Mi sto avvicinando, eh. Però sta arrivando la notte, quindi no bueno. No bueno proprio per niente. Ok, ragazzi, siamo ritornati nel villaggio delle nevi. C'è forse qualche cosa che volete regalarmi? No? Qualcosina? Visto che sono il salvatore di Minecraft? Niente? C'è proprio niente? Vabbè, allora io continuo, eh. Cioè, qua siete già andati a dormire tutti? Bello questo, bello. Bello questo bel tavolino da impennatura che mi prendo. Una bella campana mi serve, eh. Vabbè, tanto voi avete i golem. No, 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 no. Le campane non suonano più, eh. Qua c'è qualcosa. Bello anche questo da prendere in prestito. Anche questo, tutto mio. Tutto mio, tutto mio. Niente, mi ha visto, scusa. Ragazzi, il sottoscritto si era dimenticato che questo tesoro l'avevo già preso. Fantastico, fantastico. Ragazzi, guardate che ho trovato. No, vabbè, mi sta chiamando. Mi sta... è acqua quella? Mi butto! Ok, allora, la miniera mi sta chiamando per i livelli. Ok. Ok. Certo che la neve potrebbe attutire la caduta, eh. Allora, senza Optifine che fa luce è difficile, eh. È difficile, però ci proviamo. Ci proviamo, ragazzi. Mamma mia, non si vede nulla. Allora, devo mangiare. Io ho bisogno assolutamente di fare livelli, perché devo incantarmi. Lo scudo? Non ho nemmeno lo scudo. Ma ragazzi, ma potevate dirmelo, sto scherzando, dai. Anche senza scudo ce la farò sicuramente. Allora, prendiamo più cose possibili, guardate. Oh no, ragni schifosi. Più cose possibili per fare livelli, perché questo lo cuociamo tutto. Oh no, ragnatela. Attenzione ai ragni, eh. Attenzione ai ragni che li sento. Li sento. Ragnetti belli. Ragnetti brutti, anzi. Dove siete? Dove... ah! Che schifo, che schifo, che schifo, che schifo. Via, orribile. Devo rompere quello spawner di ragni maledetti. Rompi. Sì, l'ho rotto, l'ho rotto, l'ho rotto. L'ho rotto, è arrabbiatissimo. Che ho rotto il suo nido. Ho rotto il suo nido, dammi i livellini. Mamma mia, che immondizia. Quante ragnatele che ci sono. Riuscirò qua dentro a trovare qualcosa di bello qua. Belle anche ste catene. Oh, sti catenacci io me li prendo, eh. Anche il ferro così a gratis lo vorrei, eh. Spero che uno scheletro non mi colpisca, ragazzi, eh. Scheletro, non farlo. Vabbè, pure l'acqua. Poi le rotaie mi servono anche perché devo fare la metropolitana. Cioè, senza rotaie dove voglio andare? E la miniera più grande di oggi l'ho trovata proprio io. Sì, il signor Bella Faccia. L'ardesia profonda. Anche questa è carina, eh. Per farci qualcosa prossimamente è muy muy bella. Allora, mamma mia, ma è gigante. Diamante bello! Ma solo uno? No, vabbè, dai, solo uno. Cioè, veramente, è una presa in giro questa.
Cioè, ne ha presi in giro, sono un diamante, ma che è? Lapislazzuli, guardate quante cose che stiamo trovando, ragazzi. Dopo me ne torno a casa e mi incanto la canna da pesca. Raga, guardate cosa ho trovato! Diamanti e uno spawn di scheletri! No, lo devo rompere. Purtroppo è troppo lontano. No. No, mamma mia, un cuore mi era rimasto, raga. C'è un cuore, ma è possibile? Ma perché mi faceva così tanto danno? Magna, che nonna ti vede sciupato. Dai che li devo triturare, dove sono? C'erano anche dei diamanti. C'erano anche dei diamanti. Spacca tutto! Mamma mia, è questo che è potentissimo! Mamma mia, distrutto! Sì, sium! Mi piglio anche questi diamanti che avevate. Due casse così, ma che è? Una mela d'oro, ok. E via questo. Allora, lingotti, la zucca ce l'abbiamo, del pane. Allora, direi che questi, vabbè, dai, torno un'altra volta. Oh, che schifo. C'è niente di bello, assurdo. C'è niente di buono, ragazzi. Ma è un posto orribile, ma non serviva a nulla. 29 livelli, direi che è arrivato il momento di tornare a casa. Ok, finalmente ci siamo. E direi che possiamo mettere a cuocere tutte le cose che abbiamo trovato. Ok, anche queste. Ferro. Dai, altri livelli mi servono, eh. Oh, due diamanti comunque sia, eh. E arriviamo a 3, wow. Allora, il banco da impennature intanto lo mettiamo qua. Il leggio che non ci serve a niente lo teniamo. Il campanaccio lo potremmo mettere qua, eh. Sì, dai, non male. Ragazzi, sto chiamando Kendall. Ragazzi, ci siamo. Pronto? Oh, allora, ti sei divertito? A fare che cosa? Dai, lo sai benissimo. Sei pazzo? Sei divertito, allora? Ma dove? Ti è piaciuto spaccare tutto? Sono confuso. Dai, non fare il finto tonto. Che? Dai, va bene, ti credo. Tanto l'avevo detto che non eri stato te. Non hai nulla da credere. No, ti credo. Ma di cosa stai parlando? No, niente, dai, te lo spiego dopo, ciao. Ciao a tutti. Ok, fantastico. Allora, da come mi stava parlando, sono quasi sicuro che non sia stato lui. Perché ormai lo conosco. Altrimenti, non lo so, avrebbe detto qualcosa di diverso, avrebbe riso. Non lo so, secondo me è stato anche un creeper. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, ragazzi. Per oggi è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!